David Attenborough, pioniere del documentario naturalistico. Ho passato la mia gioventù raccogliendo fossili e rocce. All'età di 9 anni, mia sorella mi regalò un pezzo di ambra con delle creature preistoriche. E questo mi fu di grande ispirazione. Da più di 50 anni realizzo documentari naturalistici trasmessi dalle più grandi reti televisive, tra cui la BBC, Il Pianeta Vivente. Ad oggi sono considerato uno dei massimi divulgatori scientifici a livello mondiale. Sono membro onorario della Royal Society of London. Sono laureato in scienze naturali a Cambridge. Sono David Attenborough e faccio il naturalista. Sono Eva Mameli Calvino, sì, proprio la mamma di Italo. Sono stata la prima donna italiana ad ottenere la docenza libera universitaria in botanica. Dopo i miei viaggi in Sud America sono tornata in Italia e ho creato la Stazione Agronomica Sperimentale, occupandomi di floricoltura e di coltivazione di specie agricole esotiche. Ho importato la coltivazione di kiwi in Italia. Mi sono impegnata fortemente per sensibilizzare le persone sulla difesa dell'ambiente. Sono una delle prime ambientaliste italiane. Sono laureata in Scienze Naturali all'Università di Pavia. Sono Eva Mameli Calvino, faccio la naturalista. Ebbene sì, sono proprio io, Sir Charles Robert Duffy. Credo che avete già sentito parlare di me. Ho formulato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale. Un'esperienza fondamentale per la mia vita è stato il mio viaggio intorno al mondo a bordo del Beagle. 5 anni ininterrotti passati in mare, tra le meraviglie di Capo Verde, delle isole Falkland, delle Galapagos, il cinguettio dei fringuelli, le tartarughe giganti, le iguane marine. Quanta diversità di specie viventi e fossili. L'origine delle specie è il mio lavoro più celebre, una vera e propria rivoluzione in campo scientifico che ha mostrato come cambia la vita sulla Terra. Sono stato biologo, antropologo, botanico, geologo, esploratore, osservatore e raccoglitore. Sono Charles Darwin, faccio il naturalista. Sono Mary Henning, pioniera della paleontologia. All'età di 12 anni ho trovato il primo scheletro completo di ittiosauro e 10 anni più tardi quello di pleiosauro, insieme a molti altri fossili dell'epoca giurassica. Ho sempre trattato i fossili con grande attenzione, tanto da riuscire a osservare delle sacche di inchiostro nei belemniti o a riuscire a capire che i bezoari in realtà erano coproliti. Il mio lavoro ha contribuito ai fondamentali cambiamenti del pensiero scientifico riguardo la storia della Terra. Non è stato facile essere scienziata e donna. Infatti, solo nel 2010 la Royal Society ha inserito il mio nome nella lista delle 10 donne inglesi che più hanno contribuito alla storia della scienza. Sono Mary Henning, faccio la naturalista. Sono Salvatore Lobianco, ma tutti mi chiamano Turillo. Catturavo pesci e spugne nel Golfo di Napoli. Mr. Dorn, nel 1881, mi ha dato l'incarico di occuparmi del reparto di conservazione della Stazione Zoologica di Napoli. Il mio entusiasmo, da lì in poi, mi ha portato a studiare e a conoscere sempre di più la fauna e la flora marina, diventando un esperto. Tutto ciò che ho imparato l'ho sempre insegnato, pubblicando più di 30 articoli. Ho collaborato con i principali scienziati passati per Napoli, alcuni diventati anche premi Nobel. Nel 1895 ho ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Napoli Federico II in Scienze Naturali. Sono Salvatore Lobianco, faccio il naturalista. Sono Manuel, studente di Scienze per Natura e per l'Ambiente. Sono Tiziano, sono studente di Scienze Naturali. Sono Michela, sono una studentessa di Scienze per la Natura e per l'Ambiente. Sono Carlotta, una studentessa di Scienze Naturali. Sono Pasquale, studente di Scienze per la Natura e per l'Ambiente. Loro sono i naturalisti e questi sono gli ambienti di Scienze Naturali.
un percorso formativo composto da una triennale Scienze per la Natura e per l'Ambiente e una magistrale Scienze Naturali. Diventa anche tu naturalista, anche la tua storia sta per cominciare.